Sembra una bella. Anzi, guardare, è un altro. Ma è matto? Con una cifra così risuscitiamo Mozart dalla tomba. È un grosso personaggio a New York. E chi non è grosso a New York? Ma almeno lì i cantanti non si rilasciano portare via per cantare all'estero. Toscanini Arturo. Arturo Toscanini? Sono io, signore. Nato a Parma, 18 anni, primo premio al concorso Barbacini, strumento solista, violoncello, composizione, pianoforte, preparazione dei cantanti, appassionato, ambizioso, bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla. E va bene, sentiamo questo genio. Avanti, cominci pure. È un po' troppo bellino per il violoncello. Chi ha detto che i musicisti devono essere per forza brutti? Sei tu che fai eccezione. È sempre acido. Ma ce la faccio a cogliere un paio di note. No, qui c'è qualcosa di più, tu vuoi miracolo. No, ma perché? Il miracolo non succede. C'è qualche bisogno che e allora, quando è così, prendiamo Maria Tucci per nota. Che ne dite? Quella muore prima che sia finita l'ouverture. Sì, mi sempre voglio scherzare. Giovanotto, lei non ha finito. Le ho detto che non ha finito il pezzo. Si rende conto che questa è una grave mancanza di rispetto? Sì, ma non per la musica di Vivaldi, maestro, per la quale ero venuto qui a suonare. Posso ricordarle dove si trova? Io credevo di essere alla Scala. Lei è alla Scala. Alla Scala? Questo è un circo equestre. Sono venuto qui per essere ascoltato. Ho dato il sangue per portare alla Scala quanto di meglio da offrire. Ma evidentemente questo non interessa a nessuno. Fuori! Vada a suonare ai raduni socialisti a Parma. Li conosciamo i tipi come lei, anarchici e sovversivi. Buttatelo fuori! Venga via, per favore. Via! Nessuno al mondo si è mai permesso di cacciarmi. E se adesso io me ne vado, perché io voglio andarmene. E per quanto mi riguarda, potete andare tutti all'inferno. Ma come si permette? Che insolente! Ma se ne vada!